Allora, raga, io ho iniziato sto FUT 16, non ci capisco veramente un cazzo. Mi hanno dato sti giocatori sconosciuti, non so che, che devo fare. Non riesco manco a capire. Cioè, non so niente, no, mi sono buttato così alla cieca. Ho soltanto capito che devono stare vicini de ruolo i calciatori che sono dalla stessa nazione, perché così ci sta più, diciamo. Mo sto a giocare con uno. Prima partita, raga, io purtroppo, cioè, non nemmeno so un fenomeno. La rossa però non mi piace, ecco, forse è meglio arancione, sì. Io non so un fenomeno, io gioco un calcio molto basato sullo spettacolo dei passaggi di prima. Qui non credo che me lo facciano fare, qui penso che troverò gente professionista che te fa il passaggetto in profondità per incularti subito, per cui ritengo che farò una figura di merda clamorosa. Però, siccome mi hanno detto fai partite online che accumuli credito, e poi con questo credito penso ci dovrò fare qualcosa. Se qualcuno gentilmente sotto in descrizione mi dice che cazzo è sto FUT 16, come funziona, che bisogna fare, lo stiamo a giocare al Camp Nou. Ecco, se gentilmente mi fate capire, io intanto provo a giocare con questo. Famo girare sto pallone. Dai, dai, tutto di prima, su, come piace a noi, Zemaniani. No, però con sta lentezza, non Rudy Garziani, ma Zemaniani, un po' più veloce. Solo che sono veramente ridicoli questi, oh. Cioè, sono lenti come la merda proprio. Dai, che cos'è sti passaggi di prima al volo? Vediamo questo chi è, va. Oh. Hai capito che coatto, pure de spalla, dai, mamma mia. Questo già mi sta sul cazzo, te lo dico. C'è uno che si mette a fare queste fronzolerie. Come te più la gamba della testa stacco tibia e perone. Dai, su, veloci, oh mamma mia, però. Ritaglia, ritaglia con queste finte. Sto pezzo di fango. Levagli sta palla, dai. Guarda che coatto, guarda chi sei, guarda che stai a fa. Su, dai, cerchiamo di ripartire, piano piano. Niente. Buttiamo sti palloni davanti a cazzo, sperando che qualcuno la pia. Ma questi non la piano. Ho provato a mettere due argentini davanti, perché, come ripeto, mi hanno detto che quelli della stessa nazionalità sono avvantaggiati, c'è più feeling. No, però non potremmo perdere sti palloni del cazzo così, eh. Poi questo si mette a fare il coglione. Ecco, vedranno del culo. Quindi prima occasione per loro. Noi in questo momento stiamo subendo, questo mi va a fare pressing pure dentro casa, e quindi sono costretto a fare il lancione lungo, sperando che qualcuno la pia. Dai, lancia quello, mamma mia, peccato non è passata, si è infranta sul muro dei calciatori bianchi. Dai, piano piano, su, piano piano, famola girare, famola girare, stordiamolo con fitti passaggi. Niente, riparte sempre il coatto. Buona questa è buona, eh? Questo mo lo fa, eh. Se la pianta di far coglione, secondo me lo fa. Lui è proprio coglione nel DNA, è coglione inside. È coglione inside e te la pinda il culo un'altra volta. Perfetto. Dai, basta, basta, su, ripartiamo. Dai, così, piano piano. Piano piano, bravo, aspetta che sale. Bravissimo. Bravo, così, anche indietro, niente. Dai, su, un po' di calma, un po' di pazienza. Un po' di pazienza, bravo, così. Bravo, dai, 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 che è partito, dai, 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 dai. Dai, che al 4 magari, prima azione, gli famo subito il gol. Però non gli fa ste finte. Non fa il gioco suo. È il gioco del coglione. Individualista del cazzo che non passi la palla. Ma chi sei? Cassano, Balotelli, chi sei? Con chi sto a giocare? Spazza, spazza, è meglio. Niente, si gioca in una metà campo sola. Tra l'altro poi questo, sai che succede? Che facendo sti giochetti del cazzo, io alla fine me conosco, perdo la brocca, gli entro in scivolata e faccio rigore. Sicuro, perché io me conosco. Me conosco, io a uno così, prima o poi, gli stacco un ginocchio. Cavolo, calcio d'angolo. O te la sei buttata fuori da solo,
Ai, sa, rischiamo così, eh? Sta quasi a ben sonno. Niente, sempre perdere palla. Questo non tira, però, vedi? Questo si diverte, questo mi sta più per culo. Questo mi sta prendendo per il culo, si sta divertendo alle spalle mie. Magari sta con una bella figa tutta nuda che gli sta vicino, capito? E intanto dice: guarda come prendo per il culo questo romano. Questo farà così sicuramente. E quindi dice: non glielo voglio segnare subito, lo voglio far soffrire piano piano. Però vedi che sei un coglione, perché a me potresti segnare come e quando vuoi, invece ti metti a fare il buffone. Ti metti a fare il buffone e quindi siamo ancora 0-0. E guarda se prima o poi te lo faccio io invece il gol, eh. Io sono come il cobra, sono come uno squalo, capito? Sono uno squalo. Eccola, lo sapevo che prima o poi ti entravo. Io mi sto centrato, raga, io mi sto fermo. Ma mi sente lui? Più grande il culo proprio, succhia! Devi succhiare, capito? Fai il cretino, te pensavi che io lo sapevo che un coglione così, un coatto così tirava centrale, o da far cucchiaro. E mo te lo faccio. Mo te lo faccio. Prima o poi te lo faccio, sono certo. Alla fine vincerai sicuramente te sta partita. Ma il primo gol te lo faccio io, perché sei talmente merda. Ecco, tirato fuori. Non so come posso fartelo effettivamente, perché penso che una squadra scarsa come questa non esiste. Però, che cosa te devo dire? Farò amichevoli, vincerò dei crediti e piano piano. Mi scrivete qua sotto. Dai. Mo sento, questo è go, questo è go! E succhia! Questo è go, lo sapevo! Hai fatto il quattro e mo ci stai zitto, ci stai. Mo stai zitto, capito? Vaffanculo, va. Io non ce l'ho con nessuno, però, cioè, se devi giocare, gioca bene, no? Che fai ste porcate, perché tu conosci 2800 finte e io manco mezza. Il gioco del calcio è un gioco di squadra, bisogna passare la palla, almeno per come la vedo io. Allora ragazzi, qualcuno in descrizione dovrebbe cortesemente scrivermi, eh? Tra parentesi ho invitato pure Peppone tra gli amici perché l'ho beccato. Uno che si chiama Peppone, che è tifoso del Napoli, sicuramente è il Peppone youtuber che tutti conosciamo. Però io dico questo, gentilmente. Qualcuno in descrizione mi scrive come funziona sto foot. Intanto ho rubato palla e mo mi vado a fare un altro contropiede. Come sei lento? Come faccio a fare un contropiede con uno così lento? Dai, tutto di prima. Tanto volevo dirvi, se gentilmente qualcuno in descrizione mi dice come funziona sto foot, che devo fare? Come faccio a comprare i giocatori forti? Quanto devo vincere? Quante partite amichevoli devo fare per accumulare un credito buono? E poi sto credito lo accumulo anche se perdo, magari ne più un po' di meno rispetto a che se vinco, tanto non vincerò mai qua, perché se sono tutti coatti come questo, figurate. Però intanto sto a vincere 1-0, sono convinto che alla fine vince lui, ma intanto sto a vincere 1-0 e te la pinda il culo proprio, che intanto sto a vincere 1-0 e mo gioco corto, mo cerco di giocare un po' più corto, di modo che così inizi a fare pure le finte. Vai, parti così, vai, mettilo a mezzo, metti, bravissimo, dalla di là e fuori gioco, fuori gioco. Tira, prova e tira da fuori. Prova da fuori. Prova! Perché se io tiro mi parte il passaggio? Ma come è settato sto coso? Come cazzo è settato? Vabbè. Che ti devo dire? Beh. Vai, su, piano piano, dalla qua, fai gira sta cazzo di palla, fai gira sta cazzo di palla, su. Ma perché se famo sempre rubare palla? Perché? Come questo far coatto? Guarda. E t'ho rubato palla un'altra volta, piede l'under culo, ripartiamo, dai, cerchiamo di fargli R2. Se gli famo R2 questo va in depressione e si cancella. Ma chi è? Chi è che rompe i coglioni? Chi è che rompe i coglioni? Chi è che...
frega. Cioè, non mi devo che si sto a giocare, ma posso dire sto a giocare. Non posso dire sto a giocare, no? È evidente che non posso dire sto a giocare. C'è la troia, mannaggia, uno sta a giocare online, non mi posso staccare, sto a giocare online, non è che sto a giocare in privato con la console e quindi spengo. Sto a giocare online, che faccio? Abbandono a canno il signore? Ma tu, mamma mia, pure il padre si mette, questo è sfigato comunque un pochino, eh? È un po' sfigatello, un po' sfigatello sei. Dai su, dai, vai così, vai così. Ruba sta cazzo di palla. Dai che c'ho da fare, devo uscire. Devo uscire. Che a me mi devono sempre rompere i coglioni. Sempre rompe i coglioni. Un altro rigore? No, te la vi inder culo, te la vi. Devi succhiare, devi. Dai, fai ripartire sto. Fa ripartire così. Ancora, ancora, ancora. Bravo! Sei in gamba! Vabbè, intanto. Oh! Vieni un po' qua. Giocami te un attimo. Giocami te che me dove sì. E vaffanculo! Te dico vieni, te dico sbrigati, no! M'ha fatto Piergò! Vaffanculo! Mi sono distratto un attimo per parlare con te. Cazzo. Io mi dovresti un attimo. Reggi sto coso. Non parla. Non parla che dici solo cazzate. Non parla. Gioca te. Gioca te un attimo. Cazzo stai a fare? Io voglio entrare! Entra ieri! Vediamo sto. Vaffanculo! Sei capace? Non sei capace? Io non so capace, no? Dai, oh! No, no, ti prego no! Ti prego no! Tanto rigore! E che cazzo? Ma che so, abbonato ai rigori! Tanto dopo paro! Stavolta mi butto di qua! E butto di qua e vattene a fanculo, ti è, succhia, devi succhiare. Sì, però così c'è. Ormai se siamo sconcentrati, tanto rigore. Vabbè, mondo cazzo mi butto. Stavolta mo va, stavolta mo va. E vaffanculo, sì, devo riparare pure sul palo. Mamma mia, raga, questa mi sa che. Questo non la vince mai. Manco si giochiamo 24 ore la vince. Sì, vabbè. No, 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 pure. Ma quanto dura sta partita? 6 anni? Ma perché le fate così lunghe? Che io è già finita. Almeno ho pareggiato. Dai, riparti. Piano piano, la puoi tenere. Tienila. Bravissimo. Vai sulla direttrice, vai. Voglio in pressing, voglio in pressing. Voglio in pressing. Entra, bravo così, bravo, mamma mia, mi pare mi diodi. Dai, che. Oh, mancano 8 minuti. 8 minuti. 8 minuti, secondo me, già abbiamo fatto una grandissima prestazione. Perché noi, comunque, raga, non siamo abituati a ste cose. Ecco, eccola. Eccola là. Vaffanculo, sto quattro, va. Dovrebbero mettere la reazione, cioè che tipo tu stai esortando, mi perculo, io ti inseguo fino allo spogliatoio e ti do un crick sulle tempie. Ma mi presa proprio a scadere. Ma guardate. Vabbè, che dire, prima partita a FUT 16. Calcio pazzo ce l'ha messa tutta per onorare il gioco del calcio. Purtroppo allora c'ho una squadra che è lenta come la merda. Presente quando mangi le cozze e vai lento al bagno, ecco, sta squadra è lenta così. Comunque sono riuscito a tirare una porta sulla porta e ho segnato quindi percentuale altissima. Sono riuscito a difendermi abbastanza bene modello Roma-Barcellona, e però questo giustamente è
È un fenomeno. Si è anche mangiato tre calci di rigore. Ha preso un palo, quindi insomma, cioè secondo me sto a giocare con uno, non dico un professionista, ma un semi. E però forse molte pareggio. Dai, 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 è fatta, tira, 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 tira. Dove cazzo tiri però? Ma tu c'hai veramente i piedi a banana, ma come cazzo fai? Dai, ma gentilmente su. Ma come si fanno a... Allora, raga, mi dovete scrivere come si gioca sto footet, e mi dovete scrivere come faccio a comprare i fenomeni. Quanti soldi ci vogliono? Che devo fare? Devo vincere probabilità? Devo fare parecchi amichevoli? Che devo fare? Che devo fare? Soprattutto non voglio più giocare con questo. Cioè, ma io mi sta girando la testa. Mi hai fatto venire la tendinite. Cioè, i polsi che mi fanno male. Fischia sta cazzo di partita, dai. Basta, basta. Oh, io famo? Che fa? Te lo faccio? Che faccio? Te lo faccio? Guarda che te lo faccio, eh. Metti in mezzo, dai, metti in mezzo. Niente. Non passa. Finita, vabbè, ragazzi, sono contento. Ciao. Ditemi le cose, ciao.